Buon sabato pomeriggio a tutti, è il 22 settembre, sono le ore 18, puntualissimi online anche quest'oggi. Io devo scusarmi perché ieri appunto non sono riuscito ad andare in diretta a causa dei viaggi della giornata di venerdì, ma eccomi qui di nuovo per il fine settimana. Anzi, vi anticipo subito che la diretta di domani ci sarà alle ore 17, quindi domani, domenica 23 settembre, ci vediamo alle ore 17. Come al solito, vi chiedo di pigiare su questa freccetta dove leggete condividi e di farlo subito in modo tale che possiamo allargare questa diretta a nuovi amici, però di farlo anche eventualmente più tardi se doveste vedere il video di questa diretta che, come sapete, rimane disponibile sulla pagina Facebook, sul mio sito ivanscalfarotto.it e naturalmente anche sul canale YouTube. Di che cosa parliamo oggi? Come potete leggere nel titolo di questa diretta, in realtà credo che sia abbastanza doveroso fare un commento su questo famoso fuori onda, questo messaggio WhatsApp di Rocco Casalino, il portavoce del Presidente del Consiglio, il cui stipendio era salito, diciamo, assurto alle cronache soltanto qualche giorno fa. Credo che appunto guadagni sui 170.000 euro all'anno. E devo dire che oggi leggevo un tweet di Davide Allegranti, che è un bravissimo giornalista che scrive sul Foglio anche delle cose molto belle. Tra l'altro, settimana scorsa ha fatto un bellissimo reportage su Pisa, sulla città che appunto adesso è governata dalla Lega, una città storicamente di sinistra. Devo dire, Davide è veramente un bravissimo giornalista, ma oggi ha scritto questo tweet dicendo: "Ah, ma mi piacerebbe sapere quanto guadagnavano quelli di prima, quanto guadagnava il capo della comunicazione nel governo precedente." Dunque, io voglio chiarire subito una cosa. Questa retorica dei pagamenti, dei soldi, del risparmio, del biglietto economy, business, eccetera, credo stia diventando abbastanza, come dire, noiosa. Noiosa e anche sbagliata, perché alla fine quello che conta, appunto, secondo me, non è quanto spendiamo, ovviamente, se le cose vengono fatte in modo ragionevole, ma quali sono i risultati che poi l'amministrazione, il governo porta al paese? Insomma, è strano che nella stessa settimana ci sia il buon Di Maio che sventola la carta d'imbarco per farci vedere che lui vuole in classe economica e poi alla fine Casalino prenda un grande stipendio. Ora, se Casalino lo merita, benissimo così, però è proprio questa la retorica del fatto che non si deve spendere, per cui il ministro deve viaggiare in classe economica, sebbene stia andando a Pechino e quindi debba fare un viaggio di 12 ore tra una cosa e l'altra e debba poi rappresentare l'Italia sperando che non si addormenti e che resti ben sveglio. Ma appunto è questa retorica del Movimento 5 Stelle su questa vicenda dei soldi che sta diventando un pochino pesante, poi ovviamente diventa un boomerang perché poi naturalmente ti vengono a contare i peli se paghi il capo della comunicazione 170.000 euro, che magari è anche uno stipendio che ci sta. Ma il punto qual è? Che il signor Casalino, con tutto il suo stipendio, che appunto non stiamo a discutere, oggi fa uscire, dunque esce o fa uscire, perché anche qui c'è una discussione se questa cosa sia stata voluta o meno, ma devo dire, secondo me, è abbastanza irrilevante. Fa uscire comunque questo, esce o fa uscire questo tracciato audio, nel quale Casalino sostanzialmente detta una velina, dà un'informazione a un giornalista, dicendogli: "Mi raccomando, queste non dire che te l'ho detto io, sono fonti parlamentari, di che sono fonti parlamentari", e spiega che se il governo non troverà questi 10 miliardi, poi tutto è condito da una serie di parolacce che ovviamente io non ripeterò per questioni, come dire, di buona educazione, ma se, insomma, se il governo non trova questi 10 miliardi per fare il reddito di cittadinanza, noi il prossimo anno, nel 2019, passeremo tutto il tempo a fare delle epurazioni, una sorta, lui si impappina un pochino, ma dice: "Faremo come la notte dei lunghi coltelli", tra l'altro rievocando, diciamo, epoche storiche che non rimpiangiamo per niente. E faremo fuori tutti questi burocrati di Stato che ci impediscono di trovare questi 10 miliardi. Poi, in fondo, che cosa non sono 10 miliardi? Sono una piccola cifra, non è che stiamo parlando di 200 miliardi, eccetera. A parte che 10 miliardi sono una bella cifra, soprattutto se vanno aggiunti ai 12 o 13 miliardi che ci vogliono per non far scattare le clausole di salvaguardia e gli aumenti dell'IVA, se poi contiamo le spese per maggiori interessi che si dice, appunto, si calcola siano intorno ai 4 miliardi, e la flat tax e la Fornero, 10 miliardi di qua e 10 miliardi di là, come dire, diventa una cosa abbastanza impegnativa. Ma la verità è
che le riflessioni che vengono da fare sostanzialmente sono due. La prima, direi, è che questo, diciamo, questo tentativo di delegittimare il Ministero dell'Economia e della Finanza, che è fatto di signori professionisti, di gente che appunto sta lì indipendentemente dal colore politico, ma sta lì perché riveste un ruolo tecnico e ha delle competenze molto specifiche, questo attacco al MEF assomiglia molto agli attacchi che il Movimento 5 Stelle e la Lega stanno facendo all'Europa. Cioè, alla fine sembra un modo per dire: noi quello che abbiamo promesso in campagna elettorale non saremo in grado di farlo perché non ci sono le risorse, ma non siamo noi che i colpevoli, la colpa è dell'Europa, la colpa è dei tecnici del MEF, la colpa è della strega bacheca e del destino cinico e baro, non siamo noi che non lo vogliamo fare, ma, o che non lo sappiamo fare, ma sono questi che non ce lo fanno fare. Che è esattamente, poi, se ci pensate, quello che diceva Silvio Berlusconi: no, non mi hanno fatto governare, io volevo governare, ma non mi hanno fatto governare. Quindi, da un certo punto di vista, a me sembra una sorta di giustificazione, una sorta come mettere le mani avanti rispetto a un fallimento annunciato di promesse elettorali trionfalistiche, diciamo, pubblicizzate con una gran fanfara e che in realtà appunto non è possibile fare per una questione di risorse. E nonostante poi Di Maio avesse durante la campagna elettorale detto: ecco, queste sono le coperture, abbiamo le coperture, vi ricordate, per il reddito di cittadinanza, per fare questo, per fare quello, le coperture in realtà evidentemente non ci sono, non ci sono mai state. E quindi oggi che cosa fa il buon Casalino, che avrà tanti difetti ma stupido non è? Mette le mani avanti e individua un capro espiatorio. E quindi questa è la prima riflessione. La seconda riflessione è che questi nuovi potenti hanno però un linguaggio, un'arroganza, un tono minaccioso che ve lo raccomando, cioè fa veramente specie pensare che il Movimento 5 Stelle, che si era rappresentato come il movimento dei cittadini che rinnovava la politica e che portava la trasparenza, portava la democrazia diretta nelle istituzioni, invece si sta comportando con un atteggiamento che non si può che definire mafioso, di occupazione militaresca, militare proprio di tutte le posizioni, le caselle, le poltrone. Pensate a quello che sta succedendo adesso in Rai. In Rai pare che abbiano trovato appunto l'accordo Berlusconi, Salvini e, per interposto, Salvini, Di Maio, e che tutti e tre, Berlusconi, Salvini e Di Maio, quindi Forza Italia, Lega e il Movimento 5 Stelle, voteranno per Marcello Foa come presidente della Rai. Quindi non un giornalista indipendente di provato equilibrio, ma una persona partigiana. La stampa internazionale già ne parla come il giornalista delle fake news che viene messo a capo della TV pubblica. Quindi loro dicevano: fuori partiti dalla Rai. Invece guardate che tipo di occupazione fanno della Rai, portando addirittura una persona, un personaggio come Marcello Foa, quindi non una sorta di persona super partes, un vecchio saggio o un giovane saggio, comunque una persona in grado di rappresentare delle posizioni equilibrate e anche di garanzia nei confronti di tutti, ma una persona schieratissima, dalle opinioni estremamente controverse, che ha scritto delle cose diciamo di pessimo gusto anche nei confronti del Presidente della Repubblica. Quindi proprio altro che democrazia, altro che cittadini, altro che partiti fuori dalle istituzioni e politica fuori dalla RAI. Se c'è stata un'occupazione del potere, e pensate anche agli attacchi che vengono fatti agli organi di garanzia. Soltanto qualche giorno fa, ricordate, il presidente della Consob è stato praticamente esautorato, defenestrato attraverso delle prese di posizione dei capigruppo di Camera e Senato di Lega del Movimento 5 Stelle. Pensate alle minacce che sta subendo il ragioniere generale dello Stato. Sono tutte, altro punto, posizioni veramente di occupazione, non soltanto di tutte le caselle che dovrebbero essere occupate, ma penso anche proprio a quelle di garanzia, che, rispetto alle quali i partiti dovrebbero tenersi assolutamente fuori. E lo fanno tra l'altro con un linguaggio violento, perché se andate a risentire appunto la traccia audio di Casalino, sentirete, a parte merda qui, cazzo là e cose del genere, appunto, che mi ero ripromesso di non dire, ma sono solo citazioni del portavoce del Presidente del Consiglio, ma poi anche con un tono minaccioso: faremo piazza pulita, passeremo un anno a fare una resa dei conti, non faremo nient'altro nel 2019 che questo,
È un modo di intimidire anche la pubblica amministrazione che, al di là, ripeto, del colore politico di chi governa, ha un obbligo di trasparenza, un obbligo di equilibrio, un obbligo di equidistanza che veramente fa specie. E io penso che queste cose, proprio questo cambio di stile, vada sottolineato in modo molto evidente. Mi piacerebbe lo facessero i commentatori, lo facesse la stampa, lo facessero tutti coloro che gridavano alla la deriva autoritaria di Renzi. Non so se vi ricordate. Appunto, quando si parlava di queste cose, devo dire che Renzi, come deriva autoritaria, fa impallidire, era un dilettante rispetto a questi signori. E devo dire che l'atmosfera che si respira è un'atmosfera sempre più pesante, sempre più chiaramente di attacco a quelli che sono appunto il funzionamento, i bilanciamenti che ci sono all'interno di uno Stato democratico. Noi del PD naturalmente vigileremo, lo faremo in Parlamento. Sapete che il 30, domenica prossima, abbiamo la nostra manifestazione a Roma, alla quale naturalmente vi invito. Ma sapete anche che Matteo Renzi sta parlando di lanciare questi comitati civici. Io penso che sia un'ottima idea, probabilmente ne parleremo alla Leopolda nel penultimo fine settimana di ottobre, perché credo che sia importante appunto che l'impegno politico in una fase come questa ritorni in capo a ogni singolo cittadino, cioè che non sia soltanto devoluto e delegato alla politica, a chi sta nelle istituzioni come me, ma che ciascuno di noi assuma un impegno personale rispetto alla difesa di valori che sono poi, che vanno secondo me anche al di là di quelli che sono appunto i partiti, gli schieramenti ideologici, le appartenenze, ma che fanno parte appunto della nostra Costituzione, del nostro essere uno Stato democratico, una democrazia liberale come l'abbiamo conosciuta e come vogliamo che rimanga. E quindi questo, grande preoccupazione, anche se è sabato sera, io mi fermo qui, ho soltanto occupato 11 minuti, una cosa record, di solito mi allungo di più, mi fermo qui, vi do appuntamento, come dicevo, a domani alle ore 17, domani domenica 23 settembre, nel frattempo vi auguro un eccellente fine settimana, vi chiedo naturalmente di pigiare sulla freccetta per condividere il video che resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sulla mia pagina Facebook e sul canale YouTube, e appunto vi auguro un rilassante, divertente fine settimana e sabato sera con i vostri cari, gli amici e quant'altro, e ci vediamo domani alle ore 17. Ciao!